Buonasera a tutti e a tutti. Io sono sempre a Madrid, quindi un saluto dalla Spagna. Un caro saluto a Roberto, che ho avuto l'onore di incontrare anni fa. Ci siamo incontrati a Roma, al Circolo Anarchico. Un saluto a tutti i compagni e le compagne. E un caro saluto anche a Silvia Pinelli e a Claudia Pinelli, che ho conosciuto entrambe a Milano. E sì, l'inciso che tu hai letto, che appunto il difficile non è scriverla, la poesia, quanto trovarla, farla vivere nel proprio cuore, nella propria vita, sia una mia, tra virgolette, massima. Dunque, io sono del 1976, ovviamente sono nata il 9 gennaio del 76, quindi gli anni 70, come li ha vissuti Roberto, come li ha vissuto, l'hanno vissuto tanti compagni, io non li ho vissuti. Però diciamo, ho intrapreso un cammino nella mia vita, e questo cammino l'ho intrapreso all'inizio con Pierpaolo Pasolini, che io studiavo all'università, ma quello che mi dicevano all'università non mi bastava, quindi sono voluta andare nelle borgate. Ho visto tutte le cose che potevo vedere di Pierpaolo, mi manca soltanto Casarsa. Ho conosciuto i suoi ragazzi di vita, ho conosciuto Ninetto D'Agoli, ho conosciuto Mario Cipriani, e Pierpaolo non l'ho potuto conoscere perché è stato ucciso il 2 novembre del 75. E poi ho avuto l'onore di incontrare Franca Rame. Nel 2011 le do una poesia, La Sapienza di Roma, e inizio a lavorare su tutto quello che erano gli anni 70. Ovviamente da ragazza che non li ha vissuti, non come Roberto, non come tanti altri compagni. Inizio a lavorare su quello che fu lo stupro di Strada Franca, inizio veramente a leggere tantissime cose su quegli anni, e quindi anche su quello che fu l'ingiustizia a Pietro, l'ingiustizia a Roberto, l'ingiustizia di Cola, quello che hanno fatto a tanti altri nostri compagni. E quindi attraverso gli anni 70, con tantissime letture, andandomi a vedere le riviste di lotta continua di quegli anni, vedendomi di tutto, e cercavo di trovare un filo su tante cose, no? Sicuramente una grande zona d'ombra, che però noi sappiamo, insomma, un pochino come stanno le cose, i compagni che l'hanno vissuta le sanno ancora meglio di me. E c'erano, mi ricordo, mi rimase impressa questa cosa di quello, di tutte le minacce che arrivavano a Franca e a Dario, e da questo gruppo, che poi non, sinceramente non sono riuscita a reperire veramente informazioni su questo gruppo, che si chiamavano i Giustizieri d'Italia, e preannunciarono quello che avrebbero fatto a Franca sostanzialmente, attraverso le lettere che gli inviarono. Poi sappiamo che la cosa è molto molto più complessa, no? Che dietro ci sono tanti altri poteri, e c'è questa scacchiera dove si muovono tante tante cose. E mi avvicino anche a Pietro Valpreda, mi avvicino a Pietro, conosco Roberto, volevo conoscere i compagni anarchici. E quindi reperisco questo libro di Pietro, che non è in commercio, però l'ho trovato, Poesie dal carcere, con l'introduzione di Adele Cambria, molto molto bello. E sentivo che volevo dare voce a Pietro, volevo dare voce a quello che lui ha vissuto, a quello che lui ha sentito, e le sue poesie secondo me sono bellissime, perché rappresentano veramente, secondo me, sia lui come era come persona, sia quello che lui ha vissuto.
E quindi abbiamo fatto questo progetto con Claudia Cusenza di Poesie dal Carcere, mettendo delle musiche abbastanza con effetti, in maniera anche molto un pochino artigianale. Ho messo una poesia di Pietro Notte sul notiziario della strage di Piazza Fontana. Volevo un po' evocare, essere molto evocativa, no? Perché poi di tutto quello che è stata la strategia della tensione, che sono state le stragi nel nostro paese ancora oggi, insomma, non è che ne sappiamo pubblicamente, insomma, non è che si sappia molto. E alla fine ho trovato che c'era veramente un disegno abbastanza grande e occulto. Che sinistro, che ha dipinto appunto Roberto, altri compagni come mostri, infiltrati. Sicuramente era un periodo abbastanza intenso, però allo stesso tempo anche abbastanza difficile. E poi ho trovato anche tante similitudini con quello che avveniva, che stava avvenendo anche da altre parti del mondo, pensiamo al Cile, all'Argentina negli anni 70, anche come fu rapita Franca Rame, come fu sequestrata, messa su un furgone, mi rievoca appunto i desaparecidos, no, che venivano presi, sequestrati, e insomma era un momento storico che voi l'avete vissuto, quindi lo sapete meglio di me, quello che è stato. Io lo sono andata, sono, volevo capire gli anni in cui io sono nata. E mi sembrava giusto e doveroso ricordare Pietro, dare voce alle sue poesie, visto che ha scritto questi testi bellissimi, e visto che la mia vocazione, la poesia, mi sembrava che io potessi in qualche modo restituire il Pietro Valpreda poeta, umano, che ha subito un'ingiustizia, come l'ha subita Roberto, come l'abbiamo subita tanti di noi nelle nostre vite, politicamente non. E mi è sembrata anche una cosa importante da far conoscere, a persone di generazioni diverse, perché appunto io sono nata nel 76, quindi io ci sono arrivata attraverso gli incontri, attraverso le mie ricerche, attraverso le mie passioni. E mi ricordo che io questa cosa, quando ho conosciuto Franca, e io facevo questo spettacolo del Franca Rame Project, dove in qualche modo ricostruivo dei pezzi di quegli anni politici, riguardo la sua violenza, ma riguardo quella che era poi la strategia della tensione. Mi ricordo che Franca mi voleva parlare, poi non stava troppo bene. Io purtroppo l'ho conosciuta negli ultimi anni, quindi non ho avuto molto tempo. Però ecco, mi sembrava importante far conoscere anche giovani un pezzo di storia importante, e anche appunto quello che è stata l'ingiustizia nei confronti di Pietro, di Roberto, di altri compagni, di Enrico. E le poesie sono bellissime. Io vorrei ora leggere, se voi siete d'accordo, e non vorrei prendere molto spazio, perché poi voglio lasciare la parola ad altri compagni. Questa poesia, secondo me, è bellissima di Pietro, dedicata alla madre. Dunque, un attimo che fondo solo, datemi un pochino di di tempo per leggere questa poesia di Poesie dal Carcere. Pietro ha dedicato alla madre, che secondo me è una delle. Il libro è tutto molto bello. Tra l'altro, ecco, ripeto, non l'ho trovato, non è in commercio, l'ho trovato attraverso
attraverso insomma altri canali. Tra l'altro è un'edizione proprio di quegli anni e ho letto le poesie appunto che sono notte a Pino Pinelli perché mi sembrava quella che Pietro ha dedicato a Pino Pinelli e questa poesia che ha dedicato a sua madre, ma che Pietro dedica a tutte le madri. E quindi lui ci dice: madre, non piangere, asciuga gli occhi. Tu che hai dovuto conoscere affrontare la bava, il sangue, il fiele, quando mai cadevano le foglie sui viali del tempo. Madre, non soffrire, sollapo. Ora che hai dovuto comprendere a prezzo del tuo sale chi sono coloro che vollero le piramidi e gli altiforni, gli altari, le bilance, le serrature e l'umanità stratificata, chi siano quelli che dissero di fare bene a nome di tutte le madri. Madre, non urlare, morsicati le labbra per l'esercito sconfinato di madri. Che videro uscire dal proprio utero concime per campi di battaglia, officine, miniere, zolle, cemento per bandiere di cristallo, toghe di piombo, sudari mimetici e templi del nulla. Madre, madre, non tremare, chiudi le tue mani a pugno per chi invoca, soffrendo, morendo il tuo nome, sia vestendo una tunica elota e una tuta d'amianto, e sale il tuo nome, madre. Dai monti in cui volò la cucaraccia, dalle rosse risaie, sino a dove il dolore e lo sfruttamento divenne blues. Madre, madre, dammi la tua mano, non sei tu la prima, e altre ne verranno che del proprio petto ne hanno dovuto fare una tomba. Ecco, mi sembra che questa poesia di Pietro dedicata alla madre, ma a tutte le madri sia veramente. Non so, a me in maniera particolare mi tocca tantissimo. Quindi c'è questo progetto che c'è su YouTube, siamo su un canale SoundCloud e abbiamo una pagina che è Pietro Valpreda, Poesie dal carcere, che è gestita da Roberto, anche da Enrico, dalle vie di Pino Pinelli, c'era anche la compagna Paola, che è venuta a mancare e che voglio anche ricordare Paola, che è venuta a mancare, che è morta di tumore, penso i compagni la conoscono, e che ha fatto un bellissimo lavoro con Silvia Baraldini sulle donne rivoluzionarie e l'abbiamo ricordata proprio quest'estate, che poi era più che altro settembre-ottobre, l'abbiamo ricordata allo SNIA Viscosa e c'era anche Silvia Baraldini lì a ricordare Paola, che è venuta a mancare da poco. Quindi niente, ecco, io sono una figlia degli anni 70, non li ho vissuti, però ho cercato di capire e credo che questa cosa la dovremmo fare tutti, cercare di capire quello che è successo nel nostro paese, quello e quello. È quello che ancora non viene detto e non ci viene rivelato, cioè non sapremo mai chi ha ucciso Pierpaolo Pasolini, non sapremo mai fino in fondo chi volle lo stupro di Franca Rame, non sapremo mai chi sono veramente i mandanti di tante cose, anche se noi abbiamo delle intuizioni. Non lo so, credo che sia importante tenere memoria e soprattutto chiedere verità, una verità storica, innanzitutto di quello che sono stati quegli anni, e una verità politica e una verità anche di memoria, e soprattutto penso anche a tutte le famiglie. E un pensiero va anche a tutti loro, a tutte le famiglie delle persone che hanno perso i loro cari durante quel periodo di stragi e di dolore che furono, ma anche di lotta che furono gli anni 70. Grazie. Grazie Roberto, grazie compagne e grazie a Pietro Valpreda. Grazie a Dale.